Oggi parlo di un concetto conosciuto sia nella psicologia sociale sia nell'esoterismo, che è quello del polo energetico, oppure a livello esoterico, è conosciuto grazie all'autore che si chiama Vadim Zeland, che lo chiama il pendolo. Che cosa si tratta? Qualsiasi agglomerato di persone, gruppo di persone, che si mette insieme per raggiungere un fine comune, raggiunge in realtà un grado così elevato di energia, e questa energia si va a modellare creando poi un frutto, un risultato che è indipendente e se ne frega delle esigenze del singolo individuo, arrivando addirittura a cannibalizzare i singoli componenti che hanno dato origine a questa stessa entità. Detto così può sembrare difficile, però possiamo fare un esempio pratico. Il social network. Più persone che si riuniscono per un fine comune, che può essere quello di condividere pezzi di vita, mettersi in contatto, organizzare la cena del sabato sera, queste persone si riuniscono, però producono tanta energia, perché a livello esoterico l'energia condivisa è energia moltiplicata, quindi producono tanta energia, arrivando a creare un prodotto che poi in realtà se ne frega delle esigenze della persona stessa. Mentre questo concetto applicato a un discorso sul social network può essere confinato e confinabile al virtuale, pure se ormai i danni che stanno producendo i social network, ma il mondo virtuale, sono anche tangibili. Ecco, allora questo tipo di atteggiamento è particolare quando si penetra una logica quotidiana. La politica fa schifo, ma la politica cos'è? Cioè, la politica non esiste. Esiste il politico schifoso. La burocrazia è fredda? No, esiste il burocrate freddo. Questa spersonalizzazione riesce ad agevolare in modo malvagio determinate corporazioni che mandano dei discorsi utilitaristici. Ora, il modo per estinguere un polo o pendolo, chiamatelo come volete, non importa il nome, importa il concetto, alcuni credono che sia ignorarlo. Cioè, ritorniamo su Facebook. Ho capito questa logica, non mi iscrivo a Facebook. Benissimo, fantastico, hai estinto quel polo. Tuttavia siamo circondati da poli energetici, perché tutto è un polo energetico. Difatti la tendenza dell'essere umano è sempre quella di schierarsi all'interno di un polo, all'interno di un gruppo, di qualsiasi natura esso sia. Quindi l'unico modo per vivere meglio è schierarsi con un polo o un pendolo che lavorano per il bene. È vero che ho detto che qualsiasi tipo di polo va a produrre un'entità energetica o meno che cannibalizza i singoli individui, perché comunque diventa indipendente. Tuttavia questo concetto forse in pochi lo capiranno, ma il togliersi di mezzo per un fine positivo superiore a noi stessi è sicuramente un atto d'amore per il prossimo senza eguali.